Toto Cutugno è morto a causa di una brutta malattia il 22 agosto 2023. Il cantante ha lottato per anni contro un tumore alla prostata. Come si legge sul sito del Policlinico di Udine, la prostata è una ghiandola presente solo negli uomini che serve per la maturazione del liquido seminale. Si trova davanti al retto e al di sotto della vescica e circonda l'uretra, il piccolo canale attraverso il quale viene espulsa l'urina durante la minzione. Dopo i 50 anni la prostata, che in condizioni normali ha le dimensioni di una noce, inizia a crescere determinando una lenta e progressiva compressione dell'uretra. Quindi a questo punto della vita di un uomo è bene iniziare a sottoporsi a controlli periodici per evitare appunto che si possa sviluppare un tumore. Quali sono i sintomi del tumore alla prostata? Sempre sul sito del Policlinico di Udine si legge che nelle sue fasi iniziali il tumore della prostata è asintomatico. Solo quando la massa tumorale si sviluppa dà origine a sintomi urinari, difficoltà a urinare o bisogno di urinare spesso, dolore quando si urina, sangue nelle urine o nello sperma, sensazione di non riuscire a urinare in modo completo. Spesso questi sintomi possono essere legati a problemi prostatici di tipo benigno come l'ipertrofia. In ogni caso è utile rivolgersi al proprio medico e allo specialista urologo, che sarà in grado di decidere se sono necessari ulteriori esami di approfondimento.